No allo Spezza Team, questo è lo slogan del presidio dei lavoratori sotto la prefettura Pescara dell'azienda di telefonia per una vertenza a livello nazionale che potrebbe avere ripercussioni anche nella nostra regione. In particolar modo i dipendenti manifestano e scioperano contro le ipotesi di scorporo della rete per l'unicità dell'azienda a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del gruppo TIM, Guido Cupido, SLC-CGIL. Siamo qui in piazza insieme, insomma, alla Confederazione, insieme alla categoria di SLC Fistel e Wilcom, qui rappresentata anche da Piero Francazzi e Silvano Del Cotto per la Fistel e la Wilcom, per chiedere che ci ascoltino rispetto a uno scempio che sta per consumarsi sull'azienda TIM. Non possiamo permetterci che un'azienda che ha rappresentato il fiore all'occhiello per questo paese, che è stata legata allo sviluppo tecnologico e digitale, ha garantito la comunicazione in questo paese, oggi si appresti ad essere smembrata e a essere venduta sul mercato. È una condizione inaccettabile. Il rischio è che tutto questo avvenga assolutamente in sordina, con l'assoluto silenzio da parte delle istituzioni e del governo, a cui abbiamo chiesto un tavolo per confrontarci e per capire il destino di questa azienda, il destino delle migliaia di lavoratori che lavorano in questa azienda, che rischiano veramente domani di essere esuberi, ma soprattutto qual è il progetto industriale che c'è in questo settore, perché è imprescindibile che una politica industriale che si faccia sulle TLC veda protagonista un governo che invece è assolutamente assente, nonostante le ripetute richieste di incontro e di un tavolo di carattere istituzionale. In Abruzzo quanti lavoratori ci sono all'incirca? Allora, in Abruzzo noi abbiamo ad oggi circa 600 lavoratori dopo un periodo in cui contavamo negli anni passati circa 2.000 persone, quindi un progressivo ridursi della presenza di questa azienda sul territorio, però è anche vero che a fronte di questo numero di lavoratori che fanno capo all'azienda TIM ne abbiamo almeno il doppio che lavorano nell'indotto e quindi la preoccupazione evidentemente è sulla tenuta occupazionale sì di questi lavoratori ma anche di tanti altri lavoratori che lavorano con commesse sia da un punto di vista di rete che dei contact center su questo territorio. Parliamo di migliaia di lavoratori.